Oggi alla Mezzaterme inauguriamo il centro Attivamente, che è un centro che si occupa già da un anno di riabilitazione per i disturbi dell'età evolutiva ed è diventato, grazie alla selezione dell'equipe scientifica del professor Giacomo Stella, il centro affiliato alla rete SOS Dislessia in Calabria. Nasce alla Lamezia Terme, il primo centro calabrese affiliato alla rete SOS Dislessia. Qui già da mesi si interviene sui disturbi dell'età evolutiva, da quelli del linguaggio a quelli dell'apprendimento e cognitivi. Responsabile scientifico è Paolo Stella, ordinario di psicologia clinica e considerato uno dei massimi esperti sull'argomento, tanto da aver già richiamato pazienti da tutta la Calabria. Il bambino, vuol dire, sia un bambino bello come tutti gli altri, ed è per questo che per molti anni, di fronte alle sue difficoltà, sono sempre stati ricercati dei motivi di pigrizia, mancanza di motivazione. Invece, la ricerca neuroscientifica ha dimostrato che questi problemi nascono da una caratteristica particolare del neurosviluppo. Un disturbo che troppo spesso non viene individuato da genitori e insegnanti e che, preso sotto gamba, può dare origine a problemi di rendimento scolastico, oltre che di disagio e autostima. Come tutti i problemi, prima si interviene e meglio, e più risultati si ottengono, diciamo, Tiziana Bagnato per la CNews 24.